Questo video è offerto da diretta dal Menti per questo post gara con il direttore generale delle Vespe Clemente Filippi. Un po' il vento è cambiato, quattro traverse in una partita e mezza sembravano un po' troppe. Al 92esimo è arrivato questo gol che finalmente ha fatto urlare tutti di gioia. Sì, sembrava non fosse cambiato il vento perché, come hai detto tu, quattro traverse, due delle quali molto clamorose, sembravano far incanalare la gara come le altre, no? Però i ragazzi ci hanno creduto oltre il 90esimo, come cantano i tifosi, ed è stata questa vittoria. Penso che sia una vittoria alla fine meritata, penso che non essere di parte. Non era facile giocare contro un Catanzaro che comunque è venuto qui, penso che lo intende di vendere un pari. A me ha ricordato un po' la gara contro il Messina. Sì, anche se Catanzaro avrebbe una quindicina di punti in più, almeno una decina in più del Messina, quindi ci si aspettava un'altra partita, forse una partita un po' più aperta. Invece Catanzaro è stato qui per tutta la partita, 10 uomini dietro la palla. C'è il timore forse di, non lo so, poi sono scelte. Pensavo che questa abbia fatto paura, onestamente, a tutti. Abbiamo visto anche benevente la Salernitana subire contro questa Juve. Infatti può darsi, la lettura della gara potrebbe essere questa qua. Fa piacere tornare alla vittoria, che non era facile, soprattutto dopo aver perso tre punti martedì in una maniera così clamorosa. Possiamo dire che era importante fare questa prestazione contro il Catanzaro, anche se diciamo non è stata una di queste abbia meno brillante rispetto ad altre occasioni, ma non poteva essere altrimenti a quattro giorni dalla partita contro il Benevento. Catanzaro è stata l'unica squadra forse che aveva messo sotto metà di questa Juve Stabia, perché all'andata, ricordiamo, c'erano solo 5 degli 11 in campo contro il Catanzaro. Ma non c'erano neanche 5, perché era una partita che abbiamo sempre detto, una partita con la testa, sì. Con la testa, perché non c'è stata partita in effetti all'epoca. Fa bene ripartire da questa vittoria, lo ripeto, abbiamo tre punti in più rispetto al girone d'andata per le statistiche, quindi questo è anche importante, ma soprattutto per il morale, perché una prestazione del genere, penso con il giusto agonismo e l'attenzione, non abbiamo rischiato nulla. Chi è entrato ha dato una mano importante, quindi penso che un applauso va a tutti. Vincere oggi è stato anche importante perché la Casertana poi in casa con la Regina non è riuscita ad andare oltre lo 0-0, quindi una Juve Stabia che si riprende di nuovo il terzo posto in solitario. Vabbè, la classifica penso che sia ancora molto corta per essere decifrata e per commentarla. Bisogna agire domenica dopo domenica, sabato dopo sabato, venerdì che si voglia, e poi fare punti quando è più possibile. È una rincorsa, una corsa lunga, una volata che durerà 18 partite a questo punto, dove bisognerà tenere la testa bassa e cercare di fare quanti più punti possibile. Burrai è il primo innesto di gennaio, ce ne saranno altri? Burrai è il primo innesto che arriva dopo Pollack e Lepiglieri, ci ripetiamo sempre alla nausea, però diciamo sono giocatori che sono arrivati dopo. Lo giudice è vigile sul mercato, sicuramente si cercherà ancora qualcosina, però senza fretta. La priorità era acquistare un centrocampista, a breve arriverà il comunicato quindi di Burrai, che ha trovato l'accordo stamane, quindi stiamo al momento bene così. C'è un Burrai che era anche presente in tribuna. Clemente, volevo chiederti, a questo punto si gioca di venerdì a Matera, praticamente significa tre partite in 12 giorni, un po' troppo forse. Dobbiamo dirlo a chi stila i calendari per esigenze televisive, però penso che il Matera abbia lo stesso problema nostro, quindi non dobbiamo fasciarci la testa. Anzi, prima. Giocherà domani, quindi ancora esatto, un giorno in meno. Però dico nei 12 giorni totali, quindi alla fine dobbiamo essere concentrati, pensare a questa gara che è difficilissima, perché il Matera molti lo dimenticano, è stata costruita per vincere il campionato. Sul mercato si sfoltirà ora un po' la rosa, visto che di elementi ora ce ne sono parecchi? No, il mercato ne risponde lo giudice, però penso siamo attenti, saremo attenti e oculati, e cercheremo di non farci trovare impreparati.